Siamo con Mister Di Somma. Mister, quanto fa male aver perso una partita contro il Taranto che comunque nel complesso di Gladio ha giocato abbastanza bene? Diciamo che fa male sì, perché comunque veniamo da una serie di risultati non positivi. Oggi comunque, al di là del risultato, la squadra almeno meritava il pareggio. Poi i sei mani e il calcio non contano, contano il risultato che decreta il campo a fine partita. Siamo in una situazione che comunque giochiamo, creiamo pure qualche occasione, però raccogliamo meno di quanto meritiamo. Siamo qui a parlare della sconfitta del Gladiato, però le cose sarebbero potute cambiare nel caso in cui, facciamo caso, l'esempio più eclatante è l'occasione capitata a Puccinelli, comunque avrebbe dato un risvolto diverso alla partita. In quel momento era sul risultato di 1-1, eravamo al 50esimo e un eventuale 2-1 comunque avrebbe potuto dare un altro senso alla partita. Diciamo che siamo stati poco lucidi o meno poco bravi sotto rete, in questo aspetto, non per togliere qualcosa a Puccinelli. Abbiamo avuto un'occasione eclatante che comunque stava quasi sulla linea della porta e non è riuscito a coordinarsi bene, però comunque il Taranto sapevamo che è una buona organizzazione, nel reparto avanzato ha la sua forza. Sapevamo questo e insomma potevamo fare di più, però il risultato dice che il Taranto ha vinto 2-1. Mister, poi ci si mette anche, diciamo, la sfortuna perché consideriamo il primo gol del Taranto un grande gol da fuori area, poi consideriamo anche il secondo gol di Molinari che ha sfruttato un errore difensivo, infatti comunque si è notato dalla tribuna stampa che voi avete chiamato Correale a dire non sbagliare il passaggio, sbagliato, loro hanno subito verticalizzato e è nato il gol del 2-1. Il brutto per noi in questo torneo è che qualsiasi errore un giocatore commette, dall'altra parte troviamo qualità che al minimo errore ci punisce. Questo sta capitando spesso, però dall'altra parte troviamo pure giocatori importanti, bravi a sfruttare questi tipi di occasioni. È stata un'ingenuità in generale, non del singolo, perché al di là di questo, insomma, se ragioniamo in questione di poi, sono state due, non dico contropiede della squadra avversaria, però due ripartenze che noi potevamo stroncare sul nascere.